Allora, numero 7 del Presidente, Assessore Gianpedrone, deliberazione numero 3 del 25 agosto 2015 del Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense concernente il bilancio di esercizio 2014. Determinazioni conseguenti. Di concessione del bilancio del Canale Lunense, che è l'unico ente di irrigazione che abbiamo in vita. Anche quello che... quello a cui abbiamo dato i primi 170.000 euro di contratto di fiume per la pulizia delle fossette degli argini e delle portelle che sono, per i 10 comuni che sono coinvolti nel contratto di fiume del Mano. Numero 8, vicepresidente, disposizioni connesse alla dematerializzazione della ricetta medica cartacea, decreto ministeriale del novembre 2011, modifica della codifica della vita generale nel nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Una modifica tecnica, si tratta di una conseguenza alla procedura di verifica che sta facendo la Regione sul processo di dematerializzazione. C'era una criticità, una errata identificazione informatica di un codice di una visita, quindi per allinearsi a tutto il sistema vigente su tutto il territorio nazionale dobbiamo provvedere a fare questa modifica, quindi un atto dovuto. Numero 10, Assessore Cavo, designazione di Arse Liguria, quale organismo intermedio, approvazione dello schema di accordo e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'articolo 123. Comma 6 del regolamento 1303 del 2013, tra autorità di gestione del programma operativo ASSE 2014-2020 e ASSEL in qualità di organismo intermedio. Se questa è la delibera con cui di fatto si attua un articolo del regolamento europeo che prevede che siano che ci sia la possibilità di dare a enti intermedi, a enti di gestione intermedia, la funzione della gestione del programma operativo del Fondo Sociale Europeo. Questo per quanto riguarda la prima parte della delibera. Di fatto noi con questo diamo ad Arcel, facciamo diventare Arcel organismo intermedio. Vuol dire che Arcel attuerà tutto il programma operativo del Fondo Sociale Europeo, però con dei vincoli, cioè rimane, questo io mi sono accertata guardando, facendo anche alcune delibere. La delibera che era stata proposta, in capo alla Regione rimane tutto lo schema e i criteri dei bandi, cioè i bandi vengono fatti dalla Regione per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo e la formazione, Arcel li mette in pratica, cioè Arcel riesce a ricevere le richieste, a fare graduatorie, eroga i contributi, però sia l'impostazione dei bandi che poi il controllo finale viene fatto dalla Regione e soprattutto dall'autorità di gestione che appunto sta in capo alla Regione. Questo per quanto riguarda la prima parte della delibera. La seconda parte non è altro che recepire l'accordo tra l'autorità di gestione e Arcel, che ovviamente determina tutti i vincoli reciproci nell'attuazione di questo passaggio, che ovviamente è necessario. Arcel perché... è l'Agenzia Regionale Autonoma. Sì. Dasso. Numero 11, Assessore Cavo, legge regionale 33 del 2006, e successive modifiche, articolo 11, integrazione al piano annuale approvato con deliberazione 414 del 2015, assegnazione impegno importo di euro 60.000 sul capitolo 3.640. Finanziamento già messo a bilancio. Da assegnare agli istituti storici della Resistenza, 30.000 euro a Genova e 10.000 tra le altre tre province. Abbiamo mantenuto un finanziamento consolidato. Numero 12, Assessore di Cavo per ICSI, programma attuativo PARA FSC 2007-2013, linea di azione di 2, progetto 6, deliberazione 302 del 2012, concernente il teatro sociale di Camoglie, primo lotto funzionale, presa d'atto del nuovo quadro economico. Qui semplicemente senza fare nessuna variazione agli impegni di spesa, che poi passano tutti tramite PARA FSC, che in totale ammontano a 2.000.000 euro. Per quanto riguarda il fondo, semplicemente si prende d'atto di alcune variazioni
e del bilancio di questo teatro di Camogli, che è stato l'ultimo atto con cui poi viene chiuso questo capitolo, perché credevano di non poter scaricare l'IVA, invece riescono a detrarla, quindi cioè, la riescono a recuperare, pensavano di poterla recuperare. Quello che risparmiano sull'IVA hanno aumentato le voci di spese tecniche, ma il bilancio complessivo non varia, rimane invariato, quindi è semplicemente una presa d'atto di questa variazione del bilancio. Al Presidente, come altro proponente, si vede che c'è stata una cosa errata, quindi Assessore Cavo, Presidente. Non capivo perché lì. Sì, ma infatti anche adesso fa riflettendo di cosa c'è. Vede che è stato inserito. Allora, numero 13, Assessore Cavo, recepimento intese, ai sensi dell'articolo 8,6 della legge 131 del 2003 tra il Governo e le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e le autonomie locali relative ai requisiti minimi di incidenti di violenza e caso di rifugio. Si recepiscono appunto quanto è stato stabilito intesa tra governo e regioni per quanto riguarda i requisiti minimi dei centri di violenza delle case rifugio, ritengo che sia assolutamente doveroso farlo, ho fatto una visita personale sia nei centri di violenza che nelle case rifugio per capirne anche l'efficacia e la valenza, insomma. Sono requisiti minimi, credono indiscutibili, cioè centri di violenza credono essere aperti almeno 5 giorni a settimana, un centro di operativo 24 ore su 24, requisiti anche sui locali a livello di riservatezza, hanno nominato per le case rifugio, raccordo tra case rifugio e centri di violenza e soprattutto si stabilisce che gli attuali centri di violenza per i nuovi devono aderire subito e in pieno ai nuovi parametri. Quelli già esistenti diamo 12 mesi per l'adeguamento, ovviamente, perché abbiamo dovuto dare del tempo. C'erano alcune clausole da capire per quanto riguarda il personale impiegato, abbiamo inteso che debba essere esclusivamente femminile il personale che viene a stretto contatto con le donne vittime della violenza, ma che invece negli altri passaggi, tipo gli sportelli o altre funzioni che non sono a diretto contatto con le donne delle case rifugio, ci possa ovviamente essere anche l'impiego di personale maschile. Però mi sembra che sui parametri e criteri siano abbastanza indiscutibili. Numero 14, Assessore Giampedrone, legge regionale 38 del 98, successive modifiche, procedimento di via regionale, completamente sistemazione della discarica di inerti di Calcinare in comune di Rizzo, Genova. Proponente Roma SRL, interlocutoria negativa. Sono le prescrizioni che si danno alla fase progettuale affinché ovviamente poi il parere possa essere positivo. Ovviamente questa è una discarica, andrebbe anche a rispondere a quei requisiti che ci chiedono molti costruttori che non sanno dove mettere gli inerti derivanti dagli scavi, eccetera. È una pratica molto sentita, però insomma ha bisogno ancora di alcune valutazioni, si dà 60 giorni di tempo all'azienda proponente per fare quegli adeguamenti progettuali affinché ovviamente il parere possa essere positivo. Numero 15, Assessore Giampedrone. Legge regionale 9 del 2000, articolo 23, riparto contributi 2015 ai coordinamenti provinciali volontariati di Genova, La Spezia e Savona, per presidio, sala operativa regionale e gestione in emergenza dei fogli di protezione civile, impegno di spesa di euro 20.459,50. E il riparto, vediamo ai nostri nuclei di volontari sul territorio, sono 20.000, sono... Coordinamento di Genova 1.232, La Spezia 5.918 e Savona 13.308. Numero 16, Assessore Giampedrone, approvazione delle linee guida per la migliore definizione e razionalizzazione dei confini di interesse comunitari terrestri e liguri. Che facciamo per definire i confini dei siti di interesse comunitario? Ovviamente sapete che esistono questi siti di interesse comunitario che individuano particolari criteri ambientali per tutelare specie protette, particolari, eccetera. Quindi queste sono le linee guida per poterle definire quantomeno al meglio, per cercare anche di vedere se le zone corrispondono effettivamente poi a quelle valutazioni, perché i perimetri sono abbastanza ampi e quindi bisogna cercare di capire se corrispondono realmente a quelle esigenze di tutela ambientale. Ma mi permetto. Allora, non ti permetto.
numero 17, assessore Mai, integrazione di 2 giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento nel periodo tra il 1 ottobre e il 30 novembre 2015 su tutto il territorio regionale. Come sapete, dopo il riordino delle funzioni della regione, la doveva integrare la caccia, quindi ci tocca nuovamente fare un nuovo provvedimento. Questa volta si tratta di consentire nel periodo tra il 1 di ottobre e il 30 di novembre ulteriori 2 giornate di caccia, attualmente sarebbero 3, però secondo quanto dettato la legge dal calendario venatorio si può in questo frangente, in questo periodo, aumentare di altre 2 giornate, quindi i giorni poi esclusi saranno martedì e venerdì, per le seguenti specie: colombaccio, merlo, tordo bocchitaccio, tordo sassello e cesena. Caccia esclusivamente da appostamento su tutto il territorio regionale. Numero 18, assessore Mai, autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della ventennia 2015 destinati a diventare vini, vini indicazione geografica protetta IGP e vini denominazione di origine protetta DOP. Sì, questa delibera dà la possibilità a tutti i produttori di vino di aumentare, in base a quanto stabilito dalla legge, per un massimo dell'1,5% il titolo alcolometrico. Questo è necessario, può essere fatto sia per i vini da tavola che per i vini GP e DOP. Questo si rende necessario in quanto, specie in alcune zone, c'è stata una vendemmia anticipata, magari causa agenti atmosferici. Mi viene da pensare lo Spezzino, che l'ultima volta ha avuto delle piogge copiose e quindi si è dovuta anticipare, perciò l'uva non era ancora giunta a maturazione ottimale, e questa delibera dà la possibilità a questi produttori di elevare il tasso fino al massimo del 1,5%. Numero 19, assessore Scaiola, convenzione tra Regione Liguria e Comitati Paritetici Territoriali Antifortunistici, CPT, per l'attuazione del progetto Obiettivo Sicurezza, attività A2B2 di GR 1069 del 2009, proroga. Sì, qui una proroga che portiamo avanti con il Comitati Paritetici Territoriali per portare avanti politiche di attività, monitoraggio, prevenzione, controllo, formazione e informazioni sui cantieri. Era già un'iniziativa che parte da lontano, perché i primi atti vengono fatti nel 2009 con la delibera, è un impegno anche importante di 500.000 euro. Da quello che ci è stato riferito dai comitati paritetici territoriali, alcune delle mansioni a loro affidate, perché una parte la faceva Filse e una parte era stata fatta con spot fatti dalla Pool Commission, il loro impegno non si è esaurito. Noi abbiamo ancora delle risorse minime, circa 26.000 euro, e quindi abbiamo deciso di prorogare questo tipo di convenzione, e quindi avremo che verranno fatti circa 150 sopralluoghi, più o meno verranno visitati circa 25 cantieri, con l'obiettivo di monitorare ed eventualmente segnalare aspetti che non funzionano, proprio per garantire le massime condizioni di garanzia di sicurezza sul lavoro. Numero 21, dell'assessore Giampedrone, la richiesta di parere al Consiglio su bozza di deliberazione della Giunta, legge regionale 28 del 2009, articolo 4, adozione misure di conservazione, SIC Liguri, regione biogeografica continentale. Siamo sempre nel solito argomento di prima, noi dobbiamo adottare queste misure di conservazione che ci impone per i SIC legati alla biogeografia continentale, il Ministero dell'Ambiente, e quindi ci adattiamo, perché sennò rischiamo la procedura di infrazione. Poi le fuori sacco. Il Presidente, concessione del patrocinio e uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Assessore Verrino, rinnovo della convenzione
già approvata con deliberazione 465 del 2015 tra Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova per la gestione condivisa del sistema informativo del lavoro per il periodo aprile-dicembre 2015. L'impegno di euro 283.490,16. È la convenzione tra la regione e la città metropolitana per la gestione del sistema informativo del lavoro con l'impegno di spesa per periodo di euro. Che cosa in corso? Precedente decreto legge 66 del 24 aprile 2014, articolo 45, ristrutturazione del debito abitazionale delle regioni, ulteriore atto di indirizzo. Cos'è questa Maru? Quindi l'acquisto dei bond, insomma, sì. Sì, ne abbiamo parlato da così. Ma lo fanno? Dicono di sì, non fanno altro di continuare. Assessore Gianpedrone, parziali modifiche alla procedura per il rilevamento del danno occorso a seguito di eventi calamitosi per i soggetti privati ed assimilati e le attività agricole. Decreto legislativo 1562 deliberazione 1562 del 2011 e 1000 del 2015. Beh, sostanzialmente l'altra volta con Rixi abbiamo approvato la uniformità di adesso adottiamo anche per la parte agricola in modo che sia con un unico documento, un unico modulo, la possibilità di accedere ai finanziamenti. Quindi da questo punto di vista è un'ulteriore semplificazione che estendiamo l'attività agricola. Assessore Gianpedrone. Assessore, hai perso la puntata di Agus Orcazzi. Assessore Gianpedrone, variante al piano di utilizzo estesa del decreto ministeriale 161 del 2012, articolo 5, del progetto di potenziamento infrastrutturale del nodo ferroviario di Genova. Tratta Voltibrina in comune di Genova, proponente Italferro SPA, parere positivo con prescrizioni. La prescrizione riguarda alcune norme in materia di tutela acustica e quindi insomma è un parere positivo per procedere, per continuare nei lavori. Non avevo la delibera. Questa qui è questa variante e poi c'è il provvedimento sulla mitigazione idraulica. Poi sempre assessore Gianpedrone, progetti e interventi urgenti di mitigazione idraulica. Questo è il piano da 3.490.000 euro che abbiamo concordato col Presidente per cercare di mitigare il rischio per quei comuni che sono stati oggetto di un'ordinanza di protezione civile su un tipo di emergenza di tipo C, cioè su quella nazionale, negli ultimi 3 anni, che sono inseriti in un bacino idrografico di interesse regionale. È stato un po' rimodulato rispetto alla prospettiva iniziale perché col mutuo derivante ovviamente dall'eccedenza dei fondi FAS, non potevamo coprire interventi di manutenzione vera e propria, quindi abbiamo rimodulato gli interventi in opere, quindi diventa un mini Italia sicura, abbiamo detto lo chiamiamo Liguria sicura, ed è un provvedimento che dà delle scadenze precise a seconda dell'entità del finanziamento che diamo ai comuni
per ovviamente arrivare A alla progettazione definitiva, B all'esecuzione. Abbiamo dato la fine di novembre per i progetti che sono fino a 40.000 euro, la fine di gennaio per i progetti che sono fra 40 e 100.000 e la fine di marzo per quei progetti che sono oltre 100.000. Quindi permettiamo anche di avanzare, non solo di realizzare le opere, ma anche di portare avanti quei progetti che oggi si trovano in uno stato preliminare, perché i comuni ci hanno fatto delle comunicazioni anche di tipo preliminare, quindi abbiamo messo le risorse per portare alla progettazione definitiva e realizzare le opere. Assessore Berrino, decreto legislativo 422/97, articolo 9, contratto di servizio 2009-2014 tra Regione Liguria e Trenitalia S.p.A. per il trasporto ferroviario regionale, quantificazioni penali e detrazioni di corrispettivo per mancato rispetto dei volumi di servizio dell'anno 2014. Questa pratica riguarda le sanzioni che la Regione Liguria ha elevato a Trenitalia per le motivazioni che sono appena state lette. Sono piuttosto consistenti e per modificare un po' quello che era stato in passato, reintroduciamo la restituzione sotto forma di risarcimento ai pendolari per i disagi che hanno sopportato durante gli anni, l'anno passato, del malfunzionamento dei treni. Quindi il 30% di questa somma la restituiamo a loro sotto forma di danno pagato, in pratica, con la mensilità di abbonamento circa, la mensilità di abbonamento. Mentre invece con un'altra parte andiamo incontro alla necessità delle 5 terre di avere dal 1 ottobre, per questo l'ho portato oggi fuori sacco, se no non facciamo in tempo fino al 30 ottobre, fino al 1 novembre, sì, dei treni aggiuntivi che servono per garantire il trasporto dei passeggeri delle navi da crociera, nel frattempo che con un tavolo che ho creato con il parco, l'ente porto di Spezia e i comuni del territorio cerchiamo una soluzione per il 2015, perché a risorse invariate noi non riusciamo a garantire più treni che non sono, diciamo così, per uso dei pendolari e dei residenti, ma sono turistici. Però questo mese rischiamo di fare le figuracce che si sono fatte in questi giorni, sicuramente non per colpa della Regione Liguria, ma con centinaia e centinaia di persone accalcate ad aspettare treni che, anche se arrivano, non possono garantire il passaggio a tutti, ma soprattutto in coda alle biglietterie. Quindi, 100 e passa mila euro li destiniamo a questa esigenza nel mese di ottobre e abbattiamo appunto il prezzo dell'abbonamento per i pendolari che hanno subito danni a causa del mancato funzionamento, del ritardo, della soppressione di alcuni treni. Questa è la vera novità, perché non si è più fatto dal 2008, mi sembra. Il 30% della mensilità, ma questo l'abbiamo fatto per lanciare un segnale, perché poi invece dal nuovo contratto di servizi che partirà appena lo firmeremo sarà istituzionalizzato, invece che una parte delle sanzioni erogate servirà come risarcimento, come diritto al risarcimento per i pendolari. Questo è un segnale che diamo ai cittadini, insomma. E poi il disegno di legge del Presidente, disposizione di modifica a norme di carattere finanziario. E qua ci sono gli argomenti, allora uno in sacco del Vicepresidente viene rinviato, invece come fuori sacco, come argomenti, il Presidente, assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017. È l'assestamento di bilancio che, come sapete, è un obbligo di legge, non è che ci divertiamo a farlo. Cerchiamo di toccare il meno possibile, perché la legge regionale di bilancio la cominceremo a discutere appena abbiamo approvato in Consiglio l'assestamento, che, come ci è già successo con il bilancio che abbiamo approvato prima della sessione feriale, di fatto è un bilancio, come dire, ereditato, con qualche piccolo aggiustamento necessario semplicemente in termini contabili, perché i conti tornino. Dopodiché invece, con la stesura del Grow Act e la trasposizione in numeri dello stesso, cominciamo, come dire, a dare forma anche finanziaria alla nostra azione politica. Io qua non mi ricordo neanche, perché la Moric mi perseguita, quali sono i termini, però non mi pare che ci siano cose di vostro particolare interesse
perché decidiamo di finanziare sostanzialmente le ARPE con un sistema contabile diverso, che però in buona sostanza non implica maggiori o minori risorse per la regione, semplicemente flussi di cassa differenti. Accantoniamo un po' di soldi per il rimborso dei prestiti obbligazionari di cui abbiamo già parlato anche prima, che è il ritiro dei bond che dovrebbe essere fatto attraverso il MEF con un accordo di tutte le regioni. Semmai si farà questo accordo col MEF, altrimenti ragioniamo ove sia possibile la ristrutturazione del debito comunque a oneri minori, perché i nostri bond sono abbastanza cari essendo messi in un periodo di tassi assai più vantaggiosi per il risparmiatore. 5,5 milioni per completare il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari, questa è la parte della programmazione 2014-2020. Garantiamo l'accordo annuale con Trenitalia NT per il biglietto integrato, cosa che ti dicevo prima, che ci costa 550.000 euro. Finanziamo il trasporto scolastico dei disabili con 3 milioni in assestamento, che è una cosa che era indispensabile fare. Siccome siamo litiganti temerari, accumuliamo altri 3 milioni di euro per eventuali rischi legali connessi alla perdita di cause. E questo è sostanzialmente, abbiamo cercato di fare in termini politici un assestamento molto asciutto, proprio per poi permetterci di discutere le reali poste sulla legge di bilancio successiva, perché dobbiamo poi lì trasformare in decisione politica una serie di numeri e di compatibilità che abbiamo al bilancio, dai nuovi corsi di formazione, evidentemente alla sanità, che è un bilancio assai complesso che ci porterà via un po' di tempo per definire linee guida. Sì, al momento abbiamo semplicemente sì, e poi gli stanziamenti per i singoli ovviamente assessorati e per voci che all'interno delle compatibilità di bilancio sono le vere decisioni politiche. Le risorse non saranno molte, per questo come dire esorto a mettere la testa sul nostro grow act, perché da quello poi noi faremo discendere le risorse da distribuire ai vari assessorati a seconda di quanto partecipano ovviamente in termini utili allo sviluppo a quella legge. Poi le misure di spesa, come sapete, sono obbligatorie, le altre sono quelle discrezionali su cui apriremo la discussione prestissimo, appena abbiamo, credo che lunedì prossimo saremo in grado di portare in giunta lunedì e martedì l'assestamento, poi va in consiglio. Cosa? Questo è l'assestamento. Non abbiamo tolto i soldi ai pendolari, anche se era molto tacceriano, però per il momento non l'abbiamo fatto, soprattutto i pendolari solo genovesi. Altro? Sì, un argomento dell'assessore Berrino, istituzione tavolo tecnico permanente con associazione consumatori e coordinamento pendolari. Sì, in vista della sottoscrizione del nuovo contratto di servizi con le ferrovie, inseriamo il tavolo permanente dove i comitati di pendolari e i consumatori sono a parte per seguire le loro indicazioni e condividere con loro le scelte che si possono fare sugli orari, cadenzamento e tutto. Sembra una cosa buona, diciamo, per non subire le proteste successivamente, li coinvolgiamo da subito con le loro richieste e sovrintavole anche con ferrovie per sentire già da subito quali possono essere ricevute come richieste e quali invece non possono essere ricevute per motivi tecnici. Quindi mi pare una buona condivisione.
facciamo un tavolo tecnico con i pendolari rappresentanti dei consumatori per la stipula del nuovo contratto di servizi delle ferrovie. Bisogna a questo fine spingere molto sulla conferenza delle regioni, che spinga sul Ministero dell'Infrastruttura, sul contratto di servizio pubblico prima del 31 dicembre, perché il taglio ventilato all'Intercity, 31 Intercity l'altro giorno, per noi sarebbe mortale. Due, l'altro giorno sabato hanno pure aggredito un capotreno sulla linea Savona-Genova. Noi avevamo proposto una serie di misure di sicurezza ai tempi dell'estate, e qui magari se torniamo andiamo a sottolinearlo anche oggi in conferenza stampa, che ribadiamo la nostra fama per avere un po' più di sicurezza. Tra l'altro è una capotreno donna, per cui non che picchiare il capotreno uomo in costume civile, diciamo. Dall'anteriore ha provocato un caso presso il condotto. Allora, una comunicazione del Presidente. Allora, per la allora, la richiesta di Gonfalone per questa cerimonia e poi l'invasione di un amministratore che possa partecipare. Allora, la cerimonia si terrà domenica 4 ottobre alle 8.30 presso il comune di Marzo-Avotto e l'anniversario del 71esimo anniversario delle CIDE di Marzo-Avotto. 8.30 presso, sì, a non so, ci devo riflettere, è un altro aspetto. Sì, 8.30, dalle 8.30 poi alle 11. Allora vado. L'unica cosa potrebbe essere puntuale alle 8.30 a Mazzalotto, potrebbe essere il Presidente del Consiglio regionale Bruzzone, ove ci sia qualche specie da cacciare all'alba in quella zona. Diciamo. Bene, possiamo andarci a fare il caffè? Siamo aggiornati? Necessità per le prossime ore? Noi giunti abbiamo convocato qualcosa. No, infatti non pensate che ci sia necessità di una giunta in settimana? Io no, l'urgenti l'ho portato a voi. Forse Rixi, provate a sentire Rixi che stamani mi ha detto che forse aveva una roba da portare. No. Noi che non abbiamo. Sono clandestini, abbiamo dato per lì. Lunedì va bene. Portare una delibera. Se non provate solamente per scrupolo, perché stamani mentre eravamo insieme all'acquario di Genova, mi pare che mi hanno detto non vengo oggi perché prima di venerdì, però poi venerdì ho bisogno perché mi scade. Però siccome eravamo tutti distratti, se non ne ha bisogno Rix, siamo tutti qua, si va lunedì prossimo. Lunedì sembra alle 3 o alle 4 con l'orario della giunta, lunedì dal 5. 16. No, va bene anche alle 3, se no poi i giornalisti cominciano a contestare. No, allora possiamo, va bene. Poi tanto lo facciamo alle 3 sapendo tutti che c'è il quarto d'ora accademico, 20 minuti. Però credo che sono le anche a fare in fretta, oddio. No. Se c'è qualche cosa da fare, allora ne facciamo un altro. Quando è, scusate, lunedì? 5. Allora ve lo confermo, perché portate che non ci sia. Quando è che dobbiamo andare a Strasburgo? 6. Vabbè, facciamo che è lunedì e poi ce lo confermiamo. Lunedì alle 15. Sì? Con la segreteria dell'assessore. Buon lavoro a questo.
Niente, lei rispondete la cosa. Non ha niente da inserire.